Avvio di gara piacevole ma illusorio del Venezia che va al tiro con l'ex Bettarini, taglia la tela, controlla. Subito dopo Viola in movimento sulla destra con Torricelli. Il cross, Morfeo fa da sponda e c'è il capolavoro di Chiesa. Conclusione al volo e Fiorentina in vantaggio. Al quinto l'attaccante sottolinea con una prodezza l'intesa con il compagno. Gli ospiti si riorganizzano, c'è il caos nell'area viola, Magallanes ci prova, taglia la tela, si difende, poi Torricelli controlla. Minuto 18, tutte le occasioni della Fiorentina passano attraverso Chiesa, ma questo tentativo gli costa un pedaggio elevatissimo. Per l'attaccante, importante lesione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Si ipotizza uno stop dagli 8 ai 10 mesi. Lo stadio piomba prima nel silenzio, comprende il dramma del giocatore. Per Chiesa, quando viene trasportato fuori dal campo, applausi in crisi di affetto. Inevitabile che inizi una nuova gara, Viola sotto shock, entra Taddei, il Venezia inizia a premere, ma spreca così al 38esimo con Maniero. La ripresa non muta il nuovo quadro tattico e psicologico. La squadra di Mancini contiene però gli avversari e incute loro piccoli brividi con Baronio. Il Venezia è un continuo vorrei ma non ci riesco. Cinica invece la Fiorentina. Taddei mostra buona personalità. Su di lui Rossi si arrangia e Nuno Gomes non sbaglia. Al 21esimo è 2-0 e gioia che sta di liberazione. Poi Viola si proteggono, sulla punizione di Bettarini il riflesso di taglialatera li tranquillizza, poi palla sul fondo. Bruno Gomes è consapevole che l'infortunio di Chiesa lo proietta verso nuove responsabilità e alla mezz'ora prova di non esserne spaventato. Gli ospiti hanno orgoglio e cercano la replica. Cross di Donné e numero di Maniero al 39esimo e 2-1. Ma il carattere non manca alla Fiorentina che evita di chiudersi. Su Morfeo la prodezza di Rossi. Minuto 42. C'è un altro guizzo del successore di Rui Costa che in aria c'ha l'assist per Nuno Gomes. L'opportunismo del portoghese vale il 3-1 che chiude i conti. Il successo è davvero l'unico motivo che può permettere alla Fiorentina di sorridere. Chiesa lascia il campionato con 5 gol da capocannoniere, sarà operato e a lui vanno gli auguri da parte di tutti coloro che amano il calcio. Il Venezia è alla quinta sconfitta consecutiva, fatale allora che la panchina di Prandelli possa traballare. Fiorentina 3, Venezia 1, microfono e telecamera nuovamente per Fabrizio Maffei. Sì, è appena arrivata la conferma dell'infortunio grave di Chiesa, si parla di lesione prossimale del tendine rotuleo. Il giocatore, come ha ricordato Feilla, sarà operato e mancherà dai campi di gioco per molti mesi.